Oggi vogliamo presentarvi il progetto Seconda Stella NDR, un progetto rivolto a persone con disturbi cognitivi e ai loro caregiver. Buongiorno, io sono Ilaria Danti, sono la responsabile dell'area anziani per la cooperativa La Giostra della Fantasia e a partire dal 2015 ci occupiamo di persone con declino cognitivo e dei loro caregiver, con attività di stimolazione, di socializzazione, di attivazione, finalizzate al miglioramento funzionale della qualità della vita e alla promozione del loro benessere. Le attività aperte al territorio si svolgono sia nel Ponente Genovese che nel Distretto 13 Extra Genova da qualche anno. Molteplici sono le collaborazioni intrattenute a partire dall'omonima associazione, dai distretti sociosanitari, le ATS territoriali, ASL 3 Genovese e numerose realtà locali come associazioni sportive, di volontariato, realtà del mondo commerciale, eccetera. Questo progetto nasce nel pieno del lockdown, quando il forzato isolamento ha moltiplicato le richieste di aiuto nei nostri confronti e la nostra impossibilità ad essere di supporto in presenza alle famiglie. Per questo motivo abbiamo immaginato di poter usare il mezzo tecnologico per agevolare la partecipazione ad alcune esperienze. Ed ecco che nasce Seconda Stella NDR. Abbiamo immaginato di accompagnare il ritorno alla normalità delle persone attraverso quattro azioni. La prima è un'azione di informazione per caregiver ed interessati, che potesse però restare disponibile nel tempo. Attraverso una serie di video dedicati, i professionisti dei CDCD, Centri per i Disturbi Cognitivi e Demenze di ASL 3 Genovese, risponderanno a quesiti importanti inerenti l'esordio della malattia, il suo decorso, la gestione dei comportamenti problematici di persone con demenza, in questo modo offrendo importanti suggerimenti per la gestione della malattia. Questi video, a partire da aprile, saranno disponibili sul nostro canale YouTube in una sezione dedicata nel sito ed anche ospitati nel sito di ASL 3 Genovese. La seconda azione riguarda il percorso di stimolazione cognitiva e motoria, che sarà garantito ad una ventina di persone che otterranno un abbattimento del costo del percorso fino al 70% grazie alla risorsa di progetto. I partecipanti saranno divisi in piccoli gruppi e intraprenderanno dei percorsi di terapia di stimolazione cognitiva. Tale percorso è stato annoverato tra le buone prassi sia in Regione Veneto che in Regione Emilia-Romagna. A questo percorso ne affiancheremo un altro di stimolazione motoria, visti i recenti studi sull'importanza della riattivazione muscolare e motorie dell'esercizio fisico anche rispetto alle abilità cognitive delle persone. L'intento è partire dalla conoscenza e dal riconoscimento delle competenze residue delle persone per poi cercare di rallentare il decadimento cognitivo, contenendo i disturbi comportamentali, contrastando l'isolamento e l'apatia attraverso la valorizzazione della dimensione sociale. Chi fosse interessato ad avere maggiori informazioni su questo tipo di terapia e di percorso, per iscrivere o prenotare un posto per il proprio caro, può contattarci agli indirizzi sovraindicati. La terza azione riguarda la sperimentazione di un nuovo tipo di TG, il DCTG, dedicato a persone con deterioramento cognitivo. La prima uscita del nostro DCTG sarà il 3 aprile. Saranno proposte notizie di attualità, ci sarà una rubrica alla scoperta della Liguria in un viaggio tra passato e presente. Ci sarà la sezione di Nonno Remo con esperimenti e curiosità che poi potranno essere riproposte ai nipotini. Infine verranno suggerite e proposte attività motorie o di stimolazione cognitiva che potranno essere esercitate direttamente a casa. Informare, stimolare, attivare,
sono le tre parole chiave che orientano il lavoro della redazione del nostro TG. Si cercherà di rispettare i tempi di attenzione delle persone, verranno utilizzati linguaggi semplificati, verranno proposte notizie che possano catturare l'interesse in quanto riconducibili all'esperienza personale di ognuno. Saranno riascoltabili e facilmente recuperabili i vari interventi da parte degli utenti. Infine, la quarta azione è dedicata a un ottimistico ritorno alla normalità. Immaginiamo che, se la situazione epidemiologica lo consentirà, a maggio-giugno organizzeremo una decina di gite uscite sul territorio che potranno essere realizzate con gruppi omogenei per interesse. Per cui, a partire dalle persone che hanno partecipato con noi ai percorsi di stimolazione cognitiva e motoria ed eventuali altri che si fossero avvicinati proprio per l'interesse a questo tipo di attività, organizzeremo gite, passeggiate all'aria aperta, visite a musei, teatri e quant'altro, sulla base proprio di quello che sarà l'interesse principale emerso. Anche in questo caso, se siete interessati alla proposta per il vostro caro, non esitate a contattarci. Adesso non mi resta che salutarvi. Vi aspettiamo numerosi all'appuntamento del nostro DCTG del 3 di aprile. Ricordate di mettere un like alla nostra pagina Facebook per rimanere sempre informati sulle nostre proposte ed iniziative. A presto!